Le trasformazioni economiche e sociali della fine dell'Ottocento vengono accolte con un crescente disagio dagli intellettuali e dagli artisti. Essi si sentono estranei nei confronti di una società che pensa soltanto alla produzione e al guadagno e che rende anche l'arte e l'artista una semplice merce. Ne nasce un movimento di opposizione alla cultura ufficiale che si sviluppò in Francia. Il 26 maggio 1883 esce il sonetto Languore di Verlaine ed è in questo che per la prima volta si definisce la seconda metà dell'Ottocento come un'epoca di decadenza. Deriva da qui il nome decadentismo, dapprima utilizzato soprattutto in senso dispregiativo e poi denotativo. Dal punto di vista filosofico, è una reazione al positivismo, che aveva sopravvalutato il potere delle scienze e del progresso. Adesso gli intellettuali rispondono sottolineando gli aspetti irrazionali della mente e anche l'importanza della percezione. Questo seguendo anche le nuove acquisizioni filosofiche di Nietzsche e di Bergson, successivamente anche di Freud, il fondatore della psicanalisi dell'inconscio. Gli artisti criticano soprattutto la mentalità borghese, quella stessa mentalità che considera loro dei falliti. Gli artisti affrontano ed esprimono temi legati all'interiorità, alla realizzazione individuale, più che al successo sociale, e lo fanno con una certa raffinatezza ed eleganza intellettuale che contesta la fiducia nei valori tradizionali. Furono perciò definiti spregiativamente dalla cultura ufficiale con il nome di decadenti, ma loro stessi prenderanno questo nome e lo rivendicano orgogliosi della propria identità. La nuova generazione è in polemica con l'atteggiamento progressista del positivismo e rinuncia ad osservare la realtà in maniera concreta. Cerca invece di tornare a forme spiritualistiche di cultura e considera questa sua capacità un privilegio riservato a pochi eletti che vivono in una torre d'avorio, distanti dalla realtà di tutti gli altri e in polemica con la società di massa. Quindi una caratteristica del decadentismo è la convinzione che in ogni uomo ci siano zone oscure a cui non si può giungere con la ragione, così come la natura stessa è animata da forze misteriose, non comprensibili attraverso la scienza. Solo la poesia è in grado di indagare gli aspetti più segreti dell'esistenza umana e anche del mondo. Una poesia pura che non ha intenti celebrativi o educativi, ma vuole soltanto svelare la verità che si cela dietro l'apparenza. I principali rappresentanti del decadentismo in Italia sono Giovanni Pascoli, Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello e Italo Svevo. Apparenza.